Italia Football Club. La conformazione geografica della Calabria ci permette di poter lavorare su prodotti che vengono dalle aree un po' più in altezza, quindi lavorare sui prodotti di montagna, ecco, dai nostri funghi della Sila o del Pollino, da tutto quello che è salume, produzione di inzaccati o di carni, e dagli ortaggi di montagna, da non dimenticare soprattutto in quest'area, dove qua siamo a Castrovillari e abbiamo questa nostra varietà di cipolla più ecco, che cresce più in altitudine a differenza di Tropea, che è la cipolla bianca. E poi lavorare bene con i prodotti del mare, dalla nostra tradizione marinara. Quindi qui troviamo una tradizione che viene da una pesca un po' più artigianale, quindi troviamo il pesce azzurro, che è il re delle tavole, e delle piccole chicche, dei crostacei di profondità, essendo lo Ionio a ridosso delle nostre coste uno dei mari più profondi. Le particolarità di questa area, microarea dove siamo ora, è lo sbalzo termico notturno. Quindi qua andiamo a trovare dei vini con una spiccata acidità. Questa freschezza va a far sì che nell'abbinamento dei piatti riesca a gestire bene la struttura di un piatto un po' più alla calabrese. Ecco. Sul magliocco logicamente lo andiamo ad abbinare un magliocco giovane, magari dei piatti di carne, non per forza selvaggina, ma anche di podolica locale, questa nostra vecchia varietà di bovino. E sui bianchi il mantoni, con delle intensità olfattive abbastanza accentuate, potremmo lavorare bene su un piatto che è quello derivante dal pesce e dal nostro pescato dello Ionio. Lì azzarderei anche un accostamento sui crostacei o magari sulle nostre aragoste di questa particolare area marina che noi chiamiamo banco di amendolaro secca. Abbiamo il vino da dessert, che è il nostro moscato passito di Saraceno. Una tradizione antica e particolare di vinificare, risalente al 1600. Ci piace abbinarla solitamente ai dolci della tradizione, quindi è una pasticceria abbastanza povera, non essendo la Calabria terra di grandi tradizioni di pasticceria, ma con delle intensità di profumi davvero eccezionali. E ultimamente ci piace un po' abbinare anche questi vini dolci a qualcosa che sia la cucina.